L'ennesima tragedia sul lavoro avvenuta nel pomeriggio di oggi a Teramo, dove un operaio di 24 anni è precipitato da un'impalcatura a 10 metri di altezza ed è morto sul colpo. Il giovane operaio, originario del Senegal, stava lavorando in un cantiere in via del Vezzola, nel centro storico di Teramo. Insieme a un tecnico era impegnato nei lavori di ristrutturazione della chiesa di Sant'Agostino, quando per cause ancora in corso di accertamento è precipitato dall'impalcatura. Salvo invece il tecnico, la cui caduta sarebbe stata interrotta da una pedana in metallo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 24enne. Presenti anche gli investigatori, il magistrato di turno e il medico legale Giuseppe Sciarra. Il cantiere di un'impresa di restauri di Atri è stato posto sotto sequestro giudiziario. L'intera area è stata transennata. E sulla vicenda ascoltiamo le parole del sindaco di Teramo, Gian Guido D'Alberto, che è stato intervistato da Lorenzo Valeriani. Sindaco, una tragedia inaspettata, è corso subito per conoscere ovviamente le generalità della vittima e purtroppo è un giovane. Un giovane di 24 anni, un ragazzo del Senegal, è una tragedia del lavoro, un lavoratore. Oggi, cioè in questo momento, insomma, sia il procuratore, il sostituto procuratore che tutte le altre forze dell'ordine stanno svolgendo i dovuti accertamenti, quindi si comprenderà a breve quali sono le cause di questa tragedia rispetto alla quale ovviamente non ci sono parole. Ovviamente, sindaco, è prematuro parlare di disattenzione, di qualche errore. Si attendono ovviamente ulteriori accertamenti. Sì, è ancora molto prematuro, quindi stanno facendo i dovuti rilievi con il medico legale, il dottor Sciarra presente, quindi insomma attendiamo le prossime ore e si comprenderanno le ragioni di questa tragedia rispetto alla quale oggi non possiamo che rivolgere un abbraccio alla famiglia del ragazzo e ovviamente un pensiero fino al cielo a lui.